John Borno, regà, John Borno, come un fulmine a ciel sereno, come un fulmine a ciel sereno, ragazzi miei. Poi voi lo vedrete sto video oggi pomeriggio, ma come un fulmine a ciel sereno. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore della Juventus. Ma che cazzo sta succedendo in questo periodo? Cambiano tutti, pazzesco, pazzesco. Allora, prima di iniziare, iscrivetevi al canale, mi raccomando, non ve fate parla dietro. Chi non si iscrive al canale non arriva a Natale. E secondo me, ragazzi, iscrivervi in questo momento è la mossa giusta. Non arrivare a Natale non è una cosa buona. Iscrivetevi in tantissimi. Seguitemi anche su Simone Sequel, si chiama così, perché oggi uscirà il video in cui parlerò dell'addio di Zidane. Simone Sequel, lo trovate qua sotto in descrizione, lo taggerò. Mi raccomando, iscrivetevi. Regà, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dopo ieri, vi dico la verità, qualcosina si poteva iniziare a intravedere. Perché? Perché l'addio di Paratici mi ha fatto fare uno più uno. Da quello che so, Paratici ha scelto Pirlo. Paratici aveva scelto Pirlo. Paratici voleva confermare Pirlo. La scelta di richiamare Massimiliano Allegri e quindi di dare il ben servito ad Andrea Pirlo ha portato ovviamente Paratici a dividere la sua strada con la Juventus. Quindi la Juventus e Paratici hanno deciso di dividere le proprie strade proprio in base al fatto appunto che la Juventus riprendesse Massimiliano Allegri. E se vi posso dire la verità, mi era stato confidato, mi era stato detto, ovviamente non posso dire mai le fonti, però mi era stato detto 3 o 4 giorni fa. Mi era stato confermato che Massimiliano Allegri sarebbe stato il nuovo allenatore della Juventus. Non ve ne parlo finché non esce, tanto è inutile, che poi ve ne parlo. La gente mi dice: ma che cazzo stai di buffone, pagliaccio? Poi esce fuori. Non mi vado a prendere i buffoni e i pagliaccio, lo so e me la tengo per me. Stavo osservando, è figo osservare quello che succede sapendo già quello che accadrà. Infatti quando ho sentito dei Paratici ho detto: anvedi, ieri non ho fatto manco il video perché ho detto se faccio il video poi qualcosa esce, perché qualcosa lo devo dire, perché i Paratici. E quindi ho detto ma tengo per me. Detto questo, Massimiliano Allegri, ragazzi, torna Allegri sulla panchina della Juventus, torna Allegri. E vi posso dire che io credo che sia la mossa giusta. Io proprio penso che sia la mossa giusta per ripuntare immediatamente allo scudetto. La Juventus può ripuntare immediatamente allo scudetto. Ragazzi, vi basti pensare, proprio semplicemente, vi basti pensare che io qualche settimana fa avevo detto: io penso che con un Andrea Pirlo all'Inter e un Conte alla Juventus la classifica sarebbe stata molto diversa quest'anno, ok? Non è stata, è stata particolare la classifica. La Juventus è arrivata quarta all'ultimo momento prendendo la Champions. L'Inter ha vinto lo scudetto a spasso. Però adesso cambia tanto. Forse adesso cambia tutto. Allegri va alla Juventus, un gestore, ok? Uno di quelli che prende la squadra e la gestisce esattamente con quello che ha. Una sorta di minestraio di alto livello. Io vi parlo sempre di Claudio Ranieri come minestraio, cioè lui da qualunque squadra va fa bene, perché comunque prende quello che ha, lo mette in campo nel modo giusto e tutti vanno nel modo giusto, ok? Ed è un, diciamo, non un fautore Ranieri, probabilmente anche sì, del pensiero cortomuso, nel senso che poi è di Allegri ovviamente, quello che ha inventato Allegri, il pensiero cortomuso. Importa poco se la Juventus vince lo scudetto di 20 punti o di 1, l'importante è vincere lo scudetto, ok? Ranieri fa questo. Ranieri è un minestraio, Allegri sì è un minestraio, ma soprattutto è un gestore di altissimo livello. Quindi ad Allegri dai la squadra che c'hai, la mette in campo come vuole lui, la mette in campo con gli elementi che c'ha, quindi non chiede magari al terzino di fa l'ala, all'ala di fa la punta. Kulusevski non fa l'esterno di centrocampo, probabilmente farà l'ala, probabilmente. Dybala probabilmente farà l'attaccante, al massimo la seconda punta, per dirne un altro. E questo è, difficilmente magari vedremo altri esperimenti, delle volte anche riusciti. Ovviamente Allegri ne ha fatti, ricordo Mandzukic terzino, assolutamente sì. Però di base, in partenza, secondo me devi partire con un'idea precisa. L'idea precisa te la dà il mettere i giocatori dove devono giocare, nei propri ruoli. Poi sperimenti. Ricordo gli ultimi anni di Allegri alla Juventus, che Allegri veramente ha fatto la qualunque. Mandzukic terzino, Dybala centrocampista, ha fatto veramente qualunque cosa gli passasse per la testa. Lì però lo puoi fare. Lì però ormai hai la fiducia nei tuoi calciatori, sai quello che possono dare, sai quello che possono fare in campo. E quindi secondo me quella è una mossa che ci sta assolutamente. Vedo tutti gli juventini contenti, tutti gli juventini felici. Tra l'altro, se vi va, porterò anche qualche juventino qui sul canale a dire la propria su Massimiliano Allegri. Vi chiedo qua sotto almeno 7.000 mi piace, 7.000. Se lasciate 7.000 mi piace, vi porto un pensiero di uno juventino, mi raccomando perché ci tengo tanto. E adesso gli juventini sono tutti felici. Ho visto già qualcuno che dice: però prima eravate tutti rosi di culo, Allegri via, Allegri via, Allegri out, adesso lo volete tutti. Ragazzi, è normale.
Ragazzi, è normale. La Juventus non voleva Allegri per che ne so, non voleva Allegri, non voleva dar via, scusate, Allegri, perché faceva male. Voleva dar via Allegri perché voleva continuare a vincere come stava facendo con Allegri e con Conte, ma giocando meglio. Non gli è riuscito. Non hanno fatto un passo indietro, ne hanno fatti quattro, quasi cinque. Quattro perché all'ultima giornata il Napoli si è suicidato. Se no erano cinque, se no era fuori dall'Europa League. E io credo che l'ultima giornata abbia cambiato veramente tanto. Perché Allegri era stato contattato da De Laurentiis e ad Allegri interessava il progetto Napoli. Quindi probabilmente se un pallone qualunque del Napoli fosse entrato, se al 96esimo avessi segnato Osimhen, probabilmente oggi avremmo visto Allegri a Napoli e la Juventus avrebbe tenuto Andrea Pirlo, probabilmente. E invece cambia tutto, perché la Juventus conferma la Champions, è come se questa stagione fosse stata nulla per la Juventus, perché è vero non ha vinto lo scudetto, ma ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa, e adesso si rigetta sulla Champions. E con Allegri, secondo me, la storia è diversa. Secondo me con Allegri cambia tutto. La Juventus, secondo me, ha fatto bene a fare mea culpa, ha fatto bene ad accettare l'errore che aveva fatto, perché la Juventus ha fatto un errore, secondo il mio punto di vista. A questo punto però subentrano anche i calciatori, ok? Ho letto che qualcuno ha detto che è una minestra riscaldata. È oggettivamente una minestra riscaldata, infatti credo che questo video farà molte meno views, ne farà abbastanza, ma farà molte meno views rispetto a quello che avrebbe fatto un Zidane alla Juventus, perché quello è un colpo, ok? Questa è una minestra riscaldata, riprende un allenatore che hai già avuto e che comunque ti ha portato in alto, ma che è stato l'ultimo allenatore solido dei bianconeri, ok? Però ragazzi, minestra riscaldata fino a un certo punto lo è per l'allenatore, non lo è per i giocatori, perché sono cambiati tanti. Tanti giocatori sono andati via, tanti altri sono arrivati e soprattutto quelli che sono rimasti, non tutti sono centrali nel progetto, molti altri potrebbero andare via. Mi viene in mente il nome appunto di Cristiano Ronaldo. Io credo che Ronaldo sarebbe rimasto solo se fosse arrivato Zidane. Con l'arrivo di Zidane, di cui si parlava, tra l'altro vi ripeto, tra poco uscirà su Simone Sequalf il video in cui vi dico il mio pensiero su Zidane, quindi iscrivetevi e seguitemi anche su Simone Sequalf, in descrizione trovate la chiocciolina, quindi seguite Simone Sequalf. Ecco, se fosse arrivato Zidane alla Juventus probabilmente avremmo parlato di altro, avremmo parlato probabilmente di un Ronaldo che sarebbe rimasto. Adesso, secondo me, Ronaldo andrà via. E io ho un nome, mi è stato detto un nome, non vi posso dire niente, non ve lo posso dire, però mi è stato detto un nomignolo, un tipo alto circa 2 metri, che ha già un contatto con la Juventus, si sono già messi d'accordo, probabilmente uscirà dopo gli europei. Mi fermo qua, non posso dire nient'altro. Che vedevo dire, raga? Che vedevo dire? Allora, a parte che l'arrivo di Allegri è intelligente, perché ti dà una certezza, perché è un niente a perdere, perché se Allegri fa male, comunque io ho preso Allegri. È quello che vi dicevo quando la Roma diede via Alisson per prendere Olsen. Lì sei un coglione. Se tu prendevi un portiere con i controcazzi e poi faceva le papere, però io ho preso il portiere con i controcazzi. Tu hai preso Allegri. Allegri vuol dire vittoria. Se poi la vittoria non dovesse arrivare, comunque tu ti escludi dalle colpe, tu società, perché comunque tu hai preso Allegri. Punto 2, Andrea Pirlo ha tenuto un gioco che non fosse totalmente diverso da quello di Allegri. Poi sia chiaro, Allegri a Torino ha fatto di tutto, ha giocato col 4-3-3, col 4-2-3-1, con il 3-5 5-2 con il 3-4-3, 4-3-1-2, 4-3-3, 3-4-3, ha praticamente fatto tutti i moduli possibili e inimmaginabili, ma c'è stato tanto e quindi è normale che ne ha provati tanti in base ai giocatori che aveva. Credo però che giocherà con un, boh, mi viene in mente di vedere la Juventus probabilmente con un 4-3-3, non lo so, mi viene in mente questo modulo. E non è tanto distante dall'idea di Andrea Pirlo, che in realtà ha giocato con il 4-4-2 spesso, ma era un 4-4-2 falso, dove un esterno di centrocampo andava a fare il trequartista dietro le punte e l'altro si accentrava e faceva la mezzala. Ha giocato McKennie esterno che però si accentrava, dall'altra parte c'era Kulusevski che andava avanti e faceva l'ala d'attacco, oppure spesso c'era Ramsey che però si accentrava e faceva il trequartista, quindi spesso si passava ad un 4-3-1-2, spesso si passava ad un 4-3-3, però il 4-4-2 era praticamente solo di facciata e quindi il modulo non è tanto diverso, soprattutto perché la difesa più o meno sarà sempre a 4, anche se entrambi gli allenatori hanno delle volte fatto la difesa a 3. Mi dispiace un po' per Andrea Pirlo, vi dico la verità, quest'anno è stato bistrattato tante volte, come giusto che sia. Io spesso, in una stagione ovviamente si cambia spesso idea, ho detto la mia su Andrea Pirlo in determinate situazioni. Secondo me cacciare Pirlo a metà anno sarebbe stata una cazzata, perché Pirlo era ancora in lotta per la Champions, era ancora dentro tutto e quindi non avrebbero dovuto cacciarlo. C'è stato un punto in cui anch'io mi sono arreso, ho detto forse la Juventus deve richiamare rapidamente Allegri. Quando mancavano 5 giornate dalla fine, la Juventus era fuori dalla zona Champions, non stava girando per niente e c'era la finale di Coppa Italia. Ho pensato, arriva Allegri, fa 5 vittorie, vince la Coppa Italia e ciaone a tutti. Sei
ripreso la Juventus e si riparte. Lo ha fatto Pirlo, quindi un pochino mi dispiace. Diciamo che non è molto giusto, secondo me, l'esonero di Andrea Pirlo, perché la Juventus non è più la squadra più forte del campionato. Non che secondo me il Milan sulla carta sia superiore alla Juventus, credo che i bianconeri siano ancora superiori al Milan, e soprattutto il valore lo fa anche l'allenatore. L'Inter è superiore alla Juventus per la rosa, ma anche perché aveva Antonio Conte. Adesso bisognerà capirlo, se l'Inter deciderà di ripartire da Mihajlovic, ragazzi, il gap secondo me si assottiglierà particolarmente. E poi comunque va detto, alla fine di tutto, che la Juventus non ha girato tanto con Andrea Pirlo, però a conti fatti, perché poi i conti rimangono nella storia, si scrive la storia, si prende il quadernetto, si archivia, tra 20 anni riapriamo il quadernetto e guardiamo quello che ha fatto la Juventus quest'anno. La Juventus ha preso il piazzamento Champions, e nel 2021, dove 4 squadre vanno direttamente ai gironi, se arrivi secondo a meno 1, arrivi quarto a meno 60, non cambia nulla. Ha vinto la Coppa Italia, ha vinto la Supercoppa italiana. L'unico vero grandissimo fallimento gigantesco di Pirlo è stata la UEFA Champions League. Detto questo, io credo che adesso sarà molto importante vedere che cosa farà Allegri sulla panchina della Juventus. È un salvabaracca, sia chiaro. Arriva, salva la baracca, fa un po' quello che fece Zidane con il Real Madrid al tempo, ok? Torna per salvare la baracca, e sinceramente credo che possa farlo nel modo giusto. Non ho mai condiviso sinceramente la decisione della Juventus di mandare via Allegri per prendere Sarri. La Juventus voleva giocare meglio, ma se tu vuoi fare una scelta del genere puoi farla, secondo me, anche se è molto azzardata, ma la devi fare nel meglio. La Juventus voleva Guardiola e ha preso il Guardiola fake, che è Maurizio Sarri, e secondo me è una cosa che non sta né in cielo e né in terra. Tu devi cambiare Allegri. Io Allegri l'avrei cambiato solo e soltanto per Guardiola. Per prendere Sarri non l'avrei cambiato mai. Avrei continuato a giocare male finché non avrei avuto la possibilità di prendere appunto Guardiola come allenatore. O Zidane, ecco, Zidane, non che faccia un gioco brillante, non che faccia un gioco sibilino, però Zidane è un'altra storia. Prenderà una marea di soldi Allegri, percepirà quasi quanto prendeva Conte all'Inter, perché prenderà 9 milioni di euro l'anno. Vediamo se adesso sentiremo le voci che abbiamo sentito su Conte anche su Allegri, perché i milioni più o meno sono quelli. E vabbè, Conte ne prendeva 24 lordi, 12 netti, Allegri ne prenderà 18 lordi, quindi 9 netti, 9 se li metterà in tasca e 9 li pagherà in tasse, essendo che qui il decreto crescita non esiste, perché sono calciatori italiani che lavorano in Italia e che lavoravano in Italia. Contratto quadriennale, quindi la Juventus dimostra anche di avere un solidissimo progetto su Allegri, quindi farà la squadra d'Allegri. Non è una prova di dire facciamo un anno e poi capiamo. La Juventus vuole ripartire da Allegri e vuole continuare con Allegri. Detto questo, vi faccio la domanda e vi chiedo: secondo voi la Juventus con Allegri in panchina guadagna quante posizioni sulla carta in questo momento, aspettando l'allenatore dell'Inter, eccetera? Iscrivetevi al canale, mi raccomando, ma iscrivetevi anche a Simone Sikwolf, canale in cui sto pubblicando altri video di calcio in questo momento, perché non so dove metterli per tutte queste notizie. Ora si sta parlando anche di Pochettino Tottenham, oggi comunque si parlerà in un altro video di Zidane Real Madrid, quindi rimanete sintonizzati. Qualcuno mi ha chiesto che fine ha fatto il mercato, che farei, ragazzi, ho troppe notizie, non riesco a fare in tempo a pubblicarlo, lo pubblicherò presto. Iscrivetevi al canale, buona giornata, tantissimi piace, grazie per il supporto, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi.